Ciao a tutte amiche, oggi mi vedete così senza make up perché la protagonista di questo video sarà lei. La nuova arrivata in casa Nabla, ossia la palette Side by Side Nude. La sto aprendo, non l'ho ancora swatchata per farla vedere a voi. Ecco qui tutti i vari colori. E adesso andiamo a vederli da vicino. Abbiamo 16 colorazioni, troviamo sia colori caldi che colori freddi e sono un po' tutti quei colori che sono adatti a questo autunno-inverno. In realtà a me piacciono anche l'estate. Abbiamo 7 colori shimmer e gli altri invece sono opachi. Ho deciso di acquistare questa palette perché sono appunto colori che io utilizzo spesso, diciamo sono i colori che utilizzo di più in assoluto. Di primo impatto c'è qualche colore che può ricordare vagamente la palette First Love di Clio Makeup. Molto vicine. Magic Moment e Iceland, Beauty Mark and Brownie. Leggermente anche Clan e Gotham. Anche se poi Clan è più caldo mentre Gotham è più freddo. Buttercup si assomiglia un po' con Rarity. Anche Champagnino e Ray of Light sono vagamente simili, ma poi se diciamo l'aspetto, se diciamo di primo impatto possono sembrare simili, bisogna vedere una volta stesi che tipo di effetto danno sull'occhio, sulla palpebra. Andiamo quindi a vederlo da vicino con i swatches. Dopo essermi imbrattata a sufficienza, questi sono gli swatches appunto della nuova palette Side by Side Nude di Nabla. Ci sono alcuni colori che sembrano non essere molto scriventi, ma in realtà è perché sono top coat. Quindi ad esempio questo qui, Body and Soul, apparentemente scrive poco, ma in realtà è perché appunto è ombretto da posizionare su altri. Infatti va a creare diciamo questa specie di perlescenza, di luminosità agli ombretti per esempio matte della stessa collezione. Oppure anche Magic Moment, questo qui, ha un effetto duochrome veramente molto bello, perché se dalla cialdina sembra quasi un rosa caldo, molto caldo, una volta steso, lo faccio vedere, è un rosa che tende leggermente al corallo. Inoltre poi tra i colori invece opachi, matte, c'è il nero che non è scrivente, bello coprente sin da subito, ma personalmente lo preferisco perché preferisco modulare un po' il colore, quindi andare a fare una seconda passata, un secondo strato, piuttosto che mettere subito tanto nero e poi magari rischiare che faccia subito alone sotto gli occhi o che cada molta polvere. Quindi personalmente come scelta questa a me non dispiace.
Invece tutti gli altri colori sono, devo dire, parecchio scriventi e sono delle tonalità appunto molto portabili, sia che sia la carnagione chiara ma anche un po' più abbronzata. Vi rimando qualsiasi altra osservazione direttamente quando andrò a realizzare il primo make up. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.